occasione del Salone di Los Angeles, la casa di Stoccarda ha presentato la terza generazione della nuova Mercedes CLS. Questa nuova versione anticipa quelle che saranno le linee stilistiche di Mercedes-Benz, contraddistinte da forme pulite e linee ridotte, il frontale allungato e il profilo della griglia che si apre verso il basso. Rinnovati i gruppi ottici, più larghi e piatti, ben integrati nel profilo della griglia grazie all'inclinazione dei lati verso l'interno. Anche i fari posteriori sono nuovi, li troviamo sdoppiati con effetto 3D a LED, che insieme alla targa del paraurti contribuiscono a creare un nuovo profilo della coda. Internamente il lusso Mercedes non manca mai, i sedili della nuova CLS sono realizzati in esclusiva per questa serie. Infatti, a seconda dell'equipaggiamento, presentano una raffinata impuntura con design a bande o cuciture trasversali. Nella nuova Mercedes CLS sono di serie i fari a LED High Performance, i cerchi in lega da 18 pollici, display multimediale e rilevamento automatico del limite di velocità. Per la prima volta sarà disponibile anche una versione ibrida con sistema boost a 48 V da 22 cavalli, che darà il suo contributo al motore termico 3000 benzina sovralimentato da 367 cavalli. La nuova CLS effettua lo scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi e 8 e per vederla sul nostro mercato dobbiamo aspettare marzo 2018.